Il 10 ottobre si è svolta la 12ª edizione della Coppa Franco Mazzotti, con partenza da Sirmione e arrivo dei concorrenti presso l'aeroporto militare di Ghedi, quest'anno con un programma di una sola giornata, mentre domenica 11 si è svolto il Trofeo Croce Rossa Italiana, in ringraziamento agli operatori sanitari che hanno contribuito alla lotta contro il Covid-19, lungo un percorso che da Sirmione ha portato gli equipaggi a San Martino e Solferino, dove la Croce Rossa fu ideata nel 1859. La gara, indetta dal Club Mille Miglia Franco Mazzotti, in memoria dell'indiscusso leader dei fondatori della Mille Miglia, è stata organizzata in osservanza delle norme in vigore, legate all'organizzazione degli eventi e del divieto di assembramento, con uno sforzo particolare da parte dell'organizzatore, ripagato da una forte presenza di concorrenti, 140 gli iscritti, che peraltro, osservando in maniera attenta tutte le disposizioni in vigore, hanno permesso lo svolgimento dell'evento nella massima sicurezza e con un grande successo. Un fil rouge ha legato in maniera ancora più stretta la Coppa Mazzotti e la Mille Miglia, proprio per il posizionamento del calendario eventi, che ha visto l'edizione 2020 anticipare di pochi giorni la partenza della Freccia Rossa. Vincitori della Coppa Mazzotti, il duo Andrea e Roberto Vesco, a bordo dell'Alfa Romeo 1750 SS Zagato del team Villa Trasqua, mentre il trofeo Croce Rossa, con grande orgoglio, è stato vinto dal nostro equipaggio a bordo della FIDA Fiat 1100. Una bella soddisfazione. Molto eccitati, una gara prestigiosa, la terza gara per importanza in Italia, quindi davvero carichi, ce la metteremo tutta per sicuramente fare il meglio. È una gara contro se stessi prima che contro gli altri, e quindi proveremo a mettercela tutta. Nunzia, voi in classifica vi piazzate sempre benino, dai, lo possiamo dire. Diciamo decentemente. Ecco. Ce lo prendiamo un po' di merito anche da questa parte dell'abitacolo? Beh, diciamo sull'80-85% del merito, no, chiaramente sì, un po' me lo prendo perché giustamente navigando penso di fare un buon lavoro, però è sempre un lavoro di squadra quello in abitacolo, non c'è dubbio alcuno. Quindi speriamo anche questa volta di piazzarci bene, ce la metteremo tutta, siamo qui effettivamente per... con ambizione, diciamo, ecco. È una Lancia di Lambda del 1930 carrozzata da Carlton Kerridge, che era un carrozziere molto attivo in Inghilterra, aveva carrozzato Bentley, qualche Lancia, poche, molte auto americane, infatti sulla macchina si vedono molte influenze. È un'auto italiana però con influenze inglesi, in alcuni particolari americane, ed è molto piacevole da guidare. Manca solo una settimana alla Mille Miglia, quindi prendi confidenza con queste strade. Sì, quest'anno è molto differente come gli anni scorsi e spero che tutto va bene, tutto è preparato, anche il team della Villa Trasqua. Il vino è pronto per tutti quelli che arrivano in Brescia dopo la gara. Spero che va a essere una bellissima esperienza. Il vino sempre dopo la gara, mai prima. Ah, così, bravo. Look militare quest'anno. Look militare, sì. abbiamo fatto fare le stesse divise in modo tale da... ci tenevamo molto anche al look, oltre ad avere un'auto importante come questa, un Alfa Romeo 1750 GS del 1930. Parliamo con il più giovane, prima gara per te o hai già esperienza? Ho fatto già una gara 3 anni fa e adesso voglio riniziare come si deve e fare tante gare. È il momento di ripassare, quindi. A fianco, sì.
prove impegnative, molto belle, però ci siamo divertiti. Organizzazione impeccabile, Mille Miglia si riconosce, diciamo, nell'evento, e speriamo di continuare bene. Il giro sembra bello e oggi pomeriggio promette ancora meglio. Prima mattinata andata, contenti, il tempo ci ha assistito, quindi una giornata meravigliosa, la macchina pure, quindi per il momento ci stiamo divertendo molto, molto bene. Non è la tua solita Aprilia questa? No, questa è una Singer Le Mans del 33, è un pochino più complessa come guida, anche come proprio avvicinamento ai tubi, perché è una macchina abbastanza lenta, però divertente, molto divertente. Questo è un evento che ha un significato particolare quest'anno, è una Coppa Mazzotti diversa dalle altre. Sicuramente quest'anno rimarrà come un anno tragico, però come organizzatori penso che sia giusto che dimostriamo la nostra volontà di continuare, e quindi Paolo Mazzetti e tutto il team della Coppa Mazzotti hanno fatto un lavoro egregio e l'entusiasmo è sempre presente dai partecipanti, e noi come Mille Miglia cercheremo di fare tanto quanto, anzi possibilmente anche di più, perché pensiamo che in un anno così difficile sia importante continuare con queste attività, che sono sicuramente ludiche ma che sono anche un motore per l'economia, e dobbiamo assolutamente rilanciare la nostra città Brescia, il nostro territorio e tutta la nostra Italia. Siamo un po' provati, però è una gara bellissima, una giornata stupenda e dei posti incantevoli. Perfetto, la macchina è andata bene, gradevole, molto gradevole, calibrata in maniera corretta per farci anche un po' divertire. Bella, complimenti agli organizzatori come sempre. Giornata divertente, lasciamo perdere la classifica perché la stiamo facendo un po' da turisti, ma ci stiamo divertendo molto, strade belle, poco traffico, e peccato che solamente su un giorno, ma il periodo è questo e va bene così. L'anno prossimo ci rifaremo, dai. Giornata impegnativa, impegnativa finora. Giornata impegnativa, però il tempo ci aiuta, quindi la corsa è stata molto bella, anche molto tecnica, però diciamo che ci siamo divertiti, questo è importante. L'importante è divertirsi in tutte le cose. Però poi se magari facciamo fare se poi bella ci sta figura anche, al se, team Lavo in classifica, perfetto. Se va, poi va dopo meglio. Il team fa bella figura, siamo tutti contenti. Ieri emozione incredibile, unica, correre sulla pista dell'aeroporto. È un bel regalo che ci hanno fatto quest'anno. Sensazione di tutti, più o meno tutti come siamo arrivati avevano la stessa cosa da dire. Ditelo che per un attimo avete desiderato una macchina diversa. No, mai. Mai. No. Impossibile, altrimenti si arrabbia, è troppo sensibile. Okay. Lascia allora, piedi. Lo diciamo allora quando siamo alla magari fine, alla esatto, fine. No. Va benissimo questo. Accattivante in un contesto ambientale, il tempo è stato meraviglioso, passaggi fantastici in Franciacorta, sull'Alto Mantovano, sulle colline moreniche. Io personalmente sono riuscito anche a fare un'esperienza in un fossato e togliere la macchina e riprendere la gara dal fossato, e quindi sono doppiamente contento. La gara era veramente accattivante, 80 prove in un giorno non si vedono spesso, e sono state messe giù anche in maniera adeguata per noi che abbiamo le anteguerra. Senti, secondo te quanto è stato importante che il motorismo storico abbia riacceso i motori con l'organizzazione degli eventi? È fondamentale il motorismo storico, è fondamentale che tutta la società civile, industriale, imprenditoriale riesca a combattere questa situazione, perché la nostra società non si può fermare di fronte a questo pericolo.
Oltre che essere tradizionalmente sponsor, diciamo, della manifestazione, quest'anno ci siamo impegnati anche da un punto di vista professionale, perché abbiamo garantito l'igienizzazione e la sanificazione dell'evento sia a Sirmione al momento della partenza che a Gussago oggi durante il pranzo e stasera qui ospiti della base di Vedi. I nostri operatori sono intervenuti e nel rispetto dei protocolli abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Ottima giornata, mi riferiscono gli amici del Team Lavo che è stata una manifestazione molto buona da un punto di vista tecnico, tempo aiutato, adesso stanno guardando la classifica, ma un evento sicuramente positivo alle porte della Mille Miglia. Del resto il club Mille Miglia Franco Mazzotti è molto vicino ovviamente alla manifestazione che ci sarà fra 15 giorni. Lavor quest'anno è race sponsor, quindi partecipiamo anche come sponsor alla manifestazione più importante, Mille Miglia appunto, sanificando anche questo evento, sia a Brescia nelle fasi preliminari, paddock, il villaggio in Piazza di sia a Roma e al rientro a Brescia, quindi è per noi un impegno, diciamo, doppio, oltre che agonistico, anche professionale. Coperto, ma in realtà la giornata è bella, è che tu sei pronto per viaggiare come al solito, sì, con la tua fidata Lambda scoperto. La mia bellissima fidata Lambda Casaro, come dici tu, sì, sì. Mi sono proprio affezionato a questa macchina, ma poi mi riesce anche bene nonostante le dimensioni davvero notevoli, però è sempre una gran macchina. Sì, e fa sempre la sua figura, sì. L'abbiamo vista sfilare ieri, sì, alle verifiche, si troppo, fa sempre notare. Troppo gentile, grazie, grazie. Ti ho visto anche indaffaratissimo con strumenti, roadbook, tu sei uno che normalmente viaggia nella parte alta della classifica. Mi do da fare, mi impegno molto, mi piace, quindi cerco di proprio di non lasciare niente al caso, come dicevamo prima degli strumenti. Io sono magari qualche volta mi perdo anche troppo perché gioco tanto a modificarli, a farli, mi piace. Sei scaramantico, grazie, possiamo dirlo, in bocca al lupo. Ma sì, viva il lupo, grazie. Bilancio della giornata faticosa, ma voi vi siete difese veramente in maniera egregia. No, è faticosa, quello sì, però bella giornata, belle strade, bei paesaggi, belle prove. No, una giornata direi assolutamente positiva. Però non è tutto merito del pilota. No, 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 assolutamente. L'equipaggio è composto da due persone, esatto, e io sono sul 50%, uno e 50% l'altro. Sentiamo le impressioni dell'altro 50. Allora, innanzitutto ottime impressioni, ci siamo divertite, è la prima volta che gareggiamo insieme in questa formazione e è stata una bella gara di soddisfazione. Beh, direi che insomma, per essere una prima volta è andata, sì, decisamente un'ottima bene. Prima volta, sì, 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 da ripetere. Per me in questa gara è il quarto. L'anno scorso ci siamo purtroppo dovuti ritirare per noie meccaniche, ma nelle cinque ultime partecipazioni che ho fatto a questa gara io ne ho vinte quattro, quest'anno l'abbiamo vinta insieme. Come dicevo anche ai colleghi, un ottimo step di avvicinamento per la Mille Miglia, per la quale ci stiamo preparando da 3-4 settimane. Speriamo che i successi possano proseguire. Arriva questa vittoria dopo quella Gran Premio Nuvolari, quindi un inizio di stagione, diciamo, di cui non ci possiamo lamentare. No, no, assolutamente un rinizio, nel senso che io personalmente quest'anno ho fatto molto poco, ho fatto tre gare, tra l'altro vincendole tutte e tre. La prima a febbraio e poi è successo quello che è successo, il settore come tutto si è fermato, abbiamo ripreso a settembre e speriamo adesso che si possa riprendere sempre più. Saranno contenti i vostri patron della scuderia Villa Trasqua? Io spero di sì, insomma noi siamo orgogliosi di poter correre per loro, ci danno questa grande opportunità da tre anni ormai e credo che le nostre vittorie siano motivo di orgoglio per loro e noi cerchiamo di fare quasi più per loro che per noi stessi. Un anno molto particolare, un anno difficile, dove però il club ha voluto mantenere la continuità e difatti Coppa Mazzotti 2020 si è svolta
nelle terre dei fondatori della Mille Miglia, dei quattro moschettieri. Di fatto quest'anno abbiamo scelto di realizzare una gara che si sviluppa in una sola giornata, ma che non per questo non tocca sia i territori tra il lago di Garda e la Franciacorta, ma anche sportivamente si sviluppa con la continuità di tutti gli anni. Abbiamo avuto modo di apprezzare sia la pera del lago di Garda, Sirmione, che quest'anno è stata sede della grande partenza della Coppa Franco Mazzotti 2020. Abbiamo toccato le colline moreniche e concludere la nostra bellissima gara dopo una sosta pranzo molto particolare con il classico spiedo bresciano di Gussago in aerobase a Ghedi. Ci tengo anche a sottolineare che quest'anno il comandante dell'aerobase di Ghedi ci ha dato un grandissimo onore. L'ultima prova cronometrata del 2020 si è svolta sulla pista dove il sesto stormo decolla ogni giorno, quindi dove i tornado prendono il volo sulla pista dell'aerobase di Ghedi. La giornata di domenica invece è dedicata al trofeo della Croce Rossa. Tra le novità, a questo fil rouge che quest'anno la Coppa Mazzotti lega alla Mille Miglia che si svolgerà tra 15 giorni. È proprio così, abbiamo ritenuto fondamentale celebrare questo corpo, la Croce Rossa, con la quale c'è stata una bellissima collaborazione. Quest'anno sappiamo tutti quanto i militi siano stati fondamentali in questo momento di particolare emergenza e difatti il trofeo Croce Rossa che si è svolto questa domenica ha celebrato i luoghi dove è nata la Croce Rossa, quindi sia San Martino ma soprattutto Solferino. Solferino dove siamo andati a tributare il museo e il monumento dedicato alla fondazione appunto della Croce Rossa. Anche qui abbiamo sviluppato una serie di prove cronometrate in questo trofeo che si sono svolte tra le colline moreniche, si sono svolte in alcune località tra le più belle del Basso Garda, per poi andare a concludersi direttamente davanti al Castello Scaligero di Sirmione. Conclusa questa 12ª edizione della Coppa Mazzotti, non vi nascondo con una certa soddisfazione da parte nostra. La prima è in assoluto per essere riusciti a portarla a termine, perché proprio da domani cambieranno alcune regole a causa del coronavirus e quindi forse non avremmo potuto farla e sicuramente è stata una edizione del tutto diversa. Però dovrei anche ringraziare tutti i collaboratori del Club Mille Miglia, perché tutti si sono sottoposti a tampone, a test il venerdì prima, quindi l'altro ieri, in modo da essere sicuri che non saremmo stati noi a portare contagio a nessuno. A Ghedi abbiamo dovuto raddoppiare i posti a sedere per mantenere tutti a una distanza prescritta e anche qualcosa di più. Dappertutto avete visto, io tengo la mascherina in mano perché sono da solo e sono lontano dalla telecamera, e ciò nonostante siamo riusciti a portare a termine tutto, però con una differenza rispetto agli anni scorsi: abbiamo deciso di dividere in due, così molti non sono stati costretti a stare a dormire fuori casa. Abbiamo fatto la Coppa Mazzotti solo il sabato, la domenica solo la domenica mattina abbiamo fatto una gara staccata dalla Coppa Mazzotti, anche se poi si è sempre partiti da Sirmione e i concorrenti erano pressoché gli stessi. Ma invece in onore della Croce Rossa, anche un po' come dire, abbiamo scelto loro per rappresentare tutti coloro che nell'ambito della sanità hanno lavorato nei mesi scorsi, e quindi con la Croce Rossa, il compartimento militare, perché sapete che c'è quello civile e quello militare, abbiamo organizzato questo giro fino a Solferino, perché proprio a Solferino nacque la Croce Rossa durante le famose battaglie del risorgimento italiano tra San Martino e Solferino. L'appuntamento, sperando che queste siano un triste ricordo per l'anno prossimo, vedendo cosa succederà nei prossimi mesi.